Max e Cocco presentano Buonasera a tutti, questa sera prepareremo un risotto salsiccio e zafferano. Gli ingredienti per 4 persone sono 320 g di riso carnaroli, 250 g di salsiccia, una bustina di zafferano, mezzo bicchiere di vino bianco, parmigiano e pepe quanto basta, uno scalogno dell'olio d'oliva extravergine e del brodo vegetale. Per la preparazione del brodo vegetale metteremo a bollire 1,2 litri di acqua con dentro una zucchina, una carota, una patata, del sedano, erba, cipollina e bacche di ginepro. Partiamo con la preparazione. Mettiamo in una padella fonda dell'olio d'oliva e mettiamo a rosolare a fuoco molto lento lo scalogno che è stato precedentemente tritato. Fiamma molto lenta perché lo scalogno non deve ingiallire. Se ingiallisce cambia il gusto del nostro risotto. A questo punto, una volta che lo scalogno si è ben scaldato, ha iniziato a sciogliersi, andiamo a mettere la salsiccia che continueremo a lavorare, ovvero a schiacciare con il nostro mestolo di legno. Continueremo a cuocere il tutto sempre a fiamma molto lenta, facendo sì che il grasso della salsiccia si sciolga. A questo punto aggiungeremo il nostro riso carnaroli, che lasceremo tostare dai 2 ai 4 minuti, alzando leggermente la fiamma in maniera tale che tosti uniformemente, abbia una fiamma un po' viva che lo faccia tostare. Una volta tostato il riso, andremo ad aggiungere il nostro vino bianco e lasceremo quindi sfumare. È importantissimo che il vino bianco che abbiniamo al nostro risotto sarà lo stesso vino che andremo a servire a tavola. In alternativa possiamo sfumare con il brodo. A questo punto andremo ad aggiungere il brodo. Aggiungiamo il brodo di volta in maniera tale che il riso non sia scoperto, non venga fuori dal brodo. Importantissimo è non mescolare, andremo solamente a usare il nostro mestolo schiacciando in maniera tale che il brodo vada dappertutto, ma non mescoliamo. A questo punto lasciamo con una cottura a fuoco lento, molto basso, e andiamo a coprire con il coperchio. Ogni tanto andiamo a guardare, come vediamo che il brodo si è consumato, andremo solamente ad aggiungerne dell'altro. Siamo quasi verso fine cottura e andiamo a mettere pepe a piacere. A questo punto mancano circa un paio di minuti alla completa cottura del nostro riso e quindi andiamo a mettere lo zafferano. Mettiamo lo zafferano e andremo a mescolare vigorosamente. Subito dopo lo zafferano andiamo a mettere il parmigiano a piacere. A piacere, io dico sempre, chiaramente se ne mettete un po' di più sentirete un po' di più il gusto del parmigiano, se ne mettete un po' di meno esalterete un po' di più il gusto dello zafferano e della salsiccia. Dopo aver mescolato, chiudiamo col coperchio, spegniamo il fuoco e lasciamo riposare per 2 minuti. A questo punto non ci resta nient'altro da fare che servire a tavola. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, vi invitiamo a mettere mi piace se vi è piaciuta questa ricetta e a iscrivervi al nostro canale dove troverete tante altre ricette. Grazie a tutti e buon appetito da Max e Cocco.